Buongiorno a tutti, do il benvenuto a Marco Albrighi che è operatore di patronato e consulente del centro di ascolto e consulenza sulla SLA di AISLA. E benvenuto Marco, io passo subito alla prima domanda e ti chiedo che cosa ti ha spinto ad occuparti delle persone con SLA? Semplice da una parte, stavo facendo una domanda di invalidità civile e mi capita il certificato medico con scritto semplicemente SLA, null'altro, tutto bianco e lì mi sono posto la domanda, cos'è questa malattia? E da lì è partito il tutto. Non c'era segnato nulla, richiedevano subito in prima battuta un'indennità di accompagnamento oltre che l'invalidità civile e l'handicap. Mi sono posto la domanda, punto. Tutto lì. Ti sei posto una domanda che poi però ha avuto un seguito perché l'altra domanda che ti faccio è che cosa poi ti ha portato e quali sono state le motivazioni a collaborare con il centro di ascolto e consulenza di AISLA. Ecco, proprio perché in quell'occasione io stavo collaborando con l'assistente sociale che collabora col centro di ascolto di AISLA e le ho chiesto che cos'è la SLA. Mi ha dato lo spiegone generale giusto perché stavamo lavorando. Dopodiché sono entrato sul sito di AISLA, ho visto il numero e le persone che collaboravano, ho ritenuto che fosse una cosa molto interessante e mi appassionava e a questo punto ci siamo sentiti, ci siamo contattati ed eccomi qua, sono qua. Oramai da tanti anni, spero che questo servizio sia interessante che piaccia anche, che sia fruttifero anche per le persone ammalate di SLA, ovviamente. Certo, Marco, infatti ti chiederei se ci puoi raccontare una situazione, un episodio, un caso che ti ha particolarmente coinvolto e in cui ritieni che l'operato del centro di ascolto sia stato non solo utile, ma anche misurabile. Ce ne sono stati diversi, diciamo che lavorando a distanza non è sempre semplice avere a disposizione tutti i dati, la parte contributiva e quant'altro. C'è stato un caso che abbiamo, tra le altre cose, concluso positivamente sotto il profilo dell'indennità economica e delle prestazioni che ci sono state collegate, un po' meno perché in prima battuta è stato riconosciuto un accompagnamento e una pensione di inabilità. In questa persona, che chiameremo semplicemente un nostro amico, era già pratico di computer, quindi è stato facile da parte mia dirgli devi accedere sul sito dell'INPS, cosa devi fare per accreditarti e ci siamo sentiti in continuazione. Mi chiamava e diceva, sono entrato sul sito dell'INPS, ho avuto l'accredito, adesso cosa devo fare? Perfetto, stampa la posizione assicurativa e leggimela, perché sempre per un discorso di privacy, avere documenti e quant'altro, preferisco che sia lui che mi dice cosa tra. Io le do la traccia e lui mi legge il risultato. Abbiamo verificato che c'era il diritto amministrativo perché la contribuzione c'era, fortunatamente una contribuzione lineare che copriva tutto il periodo. Successivamente le ho detto allora di preparare i certificati medici, gli ho spiegato che i certificati medici devono essere nel suo caso due ben separati perché uno mi serviva per ripresentare la domanda di invalidità civile e il secondo per l'invalidità contributiva derivante dai contributi da lavoro. Fatto questo, è entrato sul sito, ho avuto problemi perché il sito dell'INPS lo devi conoscere, ecco, mettiamola così. Ci siamo sempre risentiti, ho dato le indicazioni, siamo arrivati a step per capirci. Tu fai una cosa, perfetto, è arrivato il certificato medico, presenta questa domanda con le opzioni e tutte le opzioni, il mandato di pagamento, i redditi. È stato chiamato a visita, beh, ha avuto i verbali. Siamo arrivati al punto che poi doveva fare una grossa scelta, che era quella del ti hanno riconosciuto l'accompagnamento, ti hanno riconosciuto un 100%, ti hanno riconosciuto un'inabilità, ma non te l'hanno pagata per un semplice motivo, perché tu sei ancora in servizio. E lì è stata una lunga chiacchierata, per capirci, siamo stati una sera sulle motivazioni detto francamente, te la senti di continuare a lavorare? Sì, perfetto. La voglia ce l'hai, ma riesci? No, ho difficoltà nel muovermi a parlare, ho difficoltà a gestire certe ore della giornata perché mi affatico parecchio e a questo punto siamo arrivati alla conclusione di cessa. Anche in questo caso, da parte mia, ci sono state le indicazioni per poterle dire qual era la strada per presentare le dimissioni, il termine di preavviso, il periodo
da rispettare perché ci sono delle regole, cessato il rapporto di lavoro, presentato il riesame all'INPS contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, in modo che l'INPS mi trasformasse l'assegno di invalidità ordinario, quindi il famoso AOI, me lo trasformasse in pensione di inabilità. Siamo arrivati alla conclusione, ci siamo sentiti giusto giusto il mese di febbraio, dove mi dice: guarda che mi hanno riconosciuto la pensione di inabilità, mi ha mandato la documentazione, l'abbiamo controllata, il caso è andato a buon fine. Purtroppo questa malattia lo sta portando proprio ingravescente in un modo molto galoppante, molto veloce. Ma guarda Marco, mi ha colpito molto questa vicenda, perché spesso si pensa che tutto ciò che ha a che vedere con gli aspetti appunto normativi, previdenziali, sia meramente un processo burocratico. Tu invece hai descritto un qualcosa in cui, al di là della grande interazione tra te e questa persona, poi sono state fatte delle valutazioni proprio nel merito e quindi il percorso. Ecco, io mi sento di dire che l'aspetto di cui tu ti occupi è un aspetto ancora molto complesso, complesso e difficile, perché ci sono tante persone che purtroppo non riescono a ottenere in tempi coerenti con l'evoluzione della SLA, l'invalidità, l'accompagnamento, tutti i benefici di cui potrebbero, avrebbero diritto, quindi un diritto esigibile ma che praticamente ancora non lo è. E quindi io ti ringrazio tantissimo perché tu collabori remotamente ma in modo molto efficace, e davvero c'è bisogno che continuiamo a fare rete in questo modo. Quindi grazie a te, grazie a Marco Albrighi, grazie davvero. Grazie a voi.